Molto bene. Buongiorno a tutti. Il webinar di oggi riguarda il prodotto di RSA Security Analytics. E le slide che vi presento sono orientate verso l'applicazione di queste tecnologie nelle esigenze di un Security Operation Center, di un Advanced Security Operation Center, come ultimamente vengono chiamati. Questa presentazione, le slide di questa presentazione sono presenti nel portale a parte di RSA. Volevo solo farvi vedere appunto la pagina da cui è stata scaricata, perché a livello di Security Analytics i prodotti correlati sono il Data Loss Prevention e ECAT, e all'interno di questa sessione del portale di RSA potete anche trovare ulteriori presentazioni che affrontano l'utilizzo della soluzione Security Analytics da sfaccettature leggermente diverse. Oggi appunto vediamo la parte di Advanced Security Operation Center. Ci sono presentazioni più, diciamo, orientate alla migrazione da sistemi SIEM esistenti piuttosto che più orientate alla parte di forensic o alla parte di prodotto, con due presentazioni più o meno lunghe, che vedete qua in fondo. Partiamo con la nostra presentazione. Quali sono le premesse delle soluzioni che RSA pone nell'attuale panorama della sicurezza? Sono queste che, insomma, rispecchiano un po' lo stato del mondo informatico. La superficie di attacco si è assolutamente espansa. Quindi parliamo della nuova piattaforma, la seconda e la terza generazione, parliamo del mobile, del cloud, del fatto che gli utenti portano i propri device, del fatto, quindi del bring your own device, parliamo del fatto che ormai la virtualizzazione, il cloud, è sempre più definita da un software, si sta andando verso data center software defined. E quindi sicuramente questo porta una difficoltà oggettiva nell'andare a individuare, anche a segmentare i nostri percorsi, i punti dove stanno i nostri dati, i punti di attacco alle nostre risorse. E chi ci attacca, in realtà, proprio perché il valore ormai delle informazioni si trasforma facilmente in moneta sonante, chi ci attacca ha delle risorse si può permettere degli attacchi molto sofisticati. Sono bravi, sono molto concentrati, riescono a utilizzare dei tools, e qua, insomma, di casi ne abbiamo visti negli ultimi tempi. La Target, che è stata l'azienda americana a cui mi ha sottratto il maggior numero di informazioni su carte di crediti nei recenti mesi, ha subito un attacco per una vulnerabilità dovuta a una terza parte, diciamo, coinvolta, un'azienda fornitore di servizi che entrava nella rete del cliente con accessi, diciamo, remoti. E proprio il crescente numero di attacchi rilevati ci dimostra che le strategie esistenti basate su SIEM, su antivirus, anche su IPS, non si sono rivelati efficaci. Quindi il risultato è che chi deve gestire le reti non vede gli attacchi, di parte proprio, ha bisogno di essere formato, ha bisogno di esperienza, ha bisogno di essere supportato anche nella parte conoscitiva di quelli che sono questi attacchi di nuova generazione, e appunto ha bisogno di nuovi tool che riescano a controbattere questi attacchi sofisticati, dandone visibilità soprattutto. E difatti alcuni dati, insomma, che vengono presentati in queste slide dimostrano come gli attacchi sono stati quasi sempre rivelati e scoperti da terze parti. L'85% degli attacchi le aziende colpite ne sono venuti a sapere da altri. E non solo, problema principale è che quando si è sotto attacco, spesso chi ci attacca agisce indisturbato per settimane. Quindi ci vogliono appunto diverse settimane, diversi giorni per scoprire che si è sotto attacco, me lo deve dire qualcun altro, e chiaramente questo
permette a chi ci attacca di agire indisturbati e di perpetrare poi l'attacco che intende fare e rubarci e sottrarci informazioni, dati o valore economico, come meglio crede. Ancora qualche dato su questa guerra in atto riguarda i point of sale, quindi i punti di vendita intesi come i registratori di cassa che registrano i pagamenti, le informazioni di carte di credito, e qui è ancora maggiore il problema. Quasi la totalità degli attacchi scoperti sono stati scoperti non grazie a strumenti interni che erano stati ampiamente aggirati, ma perché qualcuno di esterno, magari le aziende stesse delle carte di credito, piuttosto che azioni di investigazione seguenti ad attacchi scoperti che hanno portato all'esigenza di altri breach, di altri attacchi in altre aziende, quindi enti totalmente esterni hanno portato all'evidenza questi attacchi e se ne sono accorti settimane dopo, mesi dopo. Quindi i furti sono stati fatti, le identità di carte di credito hanno avuto il tempo di essere portate nel mercato nero, hanno avuto il tempo di essere vendute, utilizzate, e quindi hanno portato a dei veri e propri furti di denaro, utilizzi di denaro. Il problema è abbastanza chiaro, chi ci attacca ha sempre più disponibili dei tool che gli permettono di eseguire questi attacchi in modo semplice e veloce, e noi che invece dobbiamo difenderci da questi attacchi abbiamo dei tool che non ci permettono di essere così veloci. Qua in questo grafico, più che le statistiche delle curve, il 75% degli attacchi riesce a essere eseguito in qualche giorno o anche meno, mentre soltanto sotto il 25% delle contromisure riesce in pochi giorni a scoprire che si è sotto attacco. Quindi il divario è abbastanza ampio: rapidità nell'attaccare, difficoltà nel contromisurare. Qui la filosofia di RSA rappresentata da questa immagine, ci chiede, ci dice, ci suggerisce di essere noi cacciatori e non di essere cacciati, quindi di introdurre degli strumenti che permettono a chi deve garantire sicurezza nelle reti e proteggere i dati, di andare a scoprire cosa succede prima che questo faccia del male, capire che ci sono delle attività all'interno della nostra rete volte a attivare un breach e quindi agire, diciamo, d'anticipo. L'attacco è la miglior difesa, come si suol dire. Come si fa, diciamo, a giocare d'attacco nel mondo della sicurezza? Dobbiamo pensare a tre cose principali. Intanto l'intelligenza deve essere guidata da strumenti, la sicurezza deve essere guidata da strumenti che hanno una certa intelligenza, che riescono a capire dove sono e quello che sta succedendo intorno ai veri e propri controlli di sicurezza che abbiamo attivati. E per fare questo, dobbiamo avere visibilità e dobbiamo avere la possibilità di analizzare tutti i dati di cui abbiamo visibilità e dobbiamo avere la possibilità di avere degli strumenti che riescono ad agire velocemente e a darci la possibilità a noi, esperti di sicurezza, di agire velocemente per andare a scoprire cosa sta succedendo. Di fatto, a livello di priorità e capacità che un investimento deve avere nell'area della security, bisognerebbe riuscire a far passare il concetto ai nostri clienti che la prevenzione non è tutto, anche se in questo momento la parte di prevenzione assorbe la maggior fetta degli investimenti in area security, ma è necessario bilanciare gli investimenti sia per la parte di prevention che per la parte di monitoraggio e anche per la parte di risposta. Quindi queste tre componenti devono essere, queste due componenti, quella di monitoraggio e quella di risposta, devono ricevere degli investimenti, devono ricevere dei tools più precisi che ci permettono di essere anche più veloci nell'interagire con queste minacce. Avere più visibilità, i tool,
e qui RSA con i strumenti di security analytics e con il concetto di advanced SOC ci viene sicuramente di aiuto avere la visibilità su tutto, eliminare i cosiddetti punti bui. Bisogna partire dai pacchetti, sì, avere i log, avere anche le informazioni che arrivano dagli endpoint, non solo dal traffico di rete, e magari utilizzare anche strumenti più leggeri come il NetFlow, oltre ai pacchetti veri e propri, per poter aumentare anche la quantità di dati che riesco ad analizzare. Quindi, chiaramente, come potete immaginare, quando si parla di catturare i pacchetti, ci sono dei limiti fisici, sia nella cattura che nella, diciamo, archiviazione di questi dati, utili poi per andare a capire cosa sta succedendo. Inoltre questi dati possono anche essere arricchiti, questa è una caratteristica, diciamo, differenziatrice di RSA rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato. Si differenzia per la possibilità di vedere tutto, di vedere più filoni, quindi non si basa solo sui log come alcuni SIEM esistenti, piuttosto che non si basa solo sui pacchetti, ma permette alle informazioni che recupero da questi canali di essere arricchite, arricchite con fonti di informazioni esterne, arricchite con il fatto che un certo tipo di comportamento del mio traffico, un certo tipo di informazioni che mi arrivano dai log, vogliono dire che c'è questo tipo di attacco. Una serie di domini presenti all'interno dei log del firewall, indirizzi IP, si riferiscono a delle command and control, a delle botnet esistenti. Arricchisco i dati della mia rete con le informazioni conoscibili presente nella security mondiale e a questo punto posso avere dei dati più facilmente gestibili, che mi danno più informazioni. Inoltre, out of the box, come si dice nella soluzione, ci sono già delle configurazioni che permettono di analizzare, di verificare i dati anche rispetto a quello che sono le compliance di business e le compliance, diciamo, di settore. Quindi questo vuol dire che i miei dati sono anche arricchiti di informazioni legate a atteggiamenti che bisogna avere rispetto alla sicurezza determinati da altri. La parte poi fondamentale è quella dell'analisi, quindi non solo bisogna catturare tutto, ma bisogna anche capire quello che succede. Quindi gli attacchi, insomma, che sono che i SIEM non riescono più a scoprire, devono essere per forza integrati con informazioni provenienti dal resto della rete. Quindi la correlazione di dati di tipo diverso, ma non solo provenienti da fonti diverse, ma proprio da diversi settori, quindi i log confrontati con il NetFlow, ad esempio, piuttosto che l'inserimento anche di sistemi di rilevazione di malware non basati su firma, anche a livello di endpoint. Quindi in base al comportamento dei miei endpoint, in base al fatto che ho in memoria nei miei endpoint dei file che non sono allineati con quello che dovrebbero essere i miei eseguibili proprietari, è un'altra fonte di analisi. Quindi non solo riesco a scoprire gli attacchi, ma riesco anche a individuarli all'interno della mia rete come si stanno muovendo. Una parte sicuramente importante, non necessariamente tutte queste cose vengono fatte insieme, poi vedremo che c'è una certa modularità nell'applicazione di queste tecniche di difesa, anzi di attacco, verso chi ci attacca. La parte di Big Data e Data Science ha introdotto degli strumenti che permettono di archiviare una grande quantità di dati, ma di renderli sempre disponibili per delle analisi anche in tempo reale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che situazioni attuali, informazioni attuali che non erano presenti qualche giorno fa, possono essere riapplicate, anzi vengono riapplicate in modo automatico ai miei dati, al mio traffico e alle informazioni che ho archiviato per poter capire ancora meglio che c'è stato qualcosa che è successo 3 giorni fa, che non era correlato con una cosa che è successa adesso, che in realtà alla fine mi deve far capire che c'è un attacco in corso. Quindi gli strumenti di analysis, di security analysis che offre
la piattaforma sono il vero differenziatore. Con altre soluzioni, diciamo, di sicurezza tradizionale basate magari da un lato da concetti di signature e dall'altro dalla interpretazione di un solo canale di dati, a uno strumento più organizzato, più completo. Dicevamo che bisogna essere veloci, quindi sia la parte di analisi, di investigazione, che la parte di remediation deve agire in modo veloce. Il problema è che con tutto quello che abbiamo visto, cioè tutto il traffico che ormai è presente nella rete, con tutti i tool, con tutte le applicazioni che ormai generano rumore, diciamo, generano traffico, generano la difficoltà nell'andare a ricercare all'interno di tutto questo volume di dati quello che veramente può essere ricondotto a un attacco, a un breach della sicurezza. Quindi ho bisogno di tools che riescano a trasformare questi dati in qualcosa di comprensibile e non solo di priorità, di creare una priorità nel fare questo. Quindi lo strumento mi permetterà di concentrarmi sugli eventi che sono magari accaduti più volte, sugli eventi che coinvolgono IP e attori diversi all'interno della mia rete e sugli eventi che anche confrontandosi appunto con tramite il motore live con quello che sta succedendo nel resto del mondo devono avere, diciamo, devono essere analizzati più nel dettaglio. I tool permettono di fare analisi di dettaglio semplicemente navigando con dei click, i tool sono studiati proprio per chi per rendere disponibili immediatamente le informazioni. Nella parte di capture vedremo poi che c'è il concetto dei metadata, c'è la possibilità di raggruppare in molteplici modi i dati, quindi proprio nel momento in cui vengono catturati, per renderli poi disponibili anche nell'analisi in molteplici modi. Quindi esistono già, diciamo, dei raggruppamenti logici delle informazioni fatti apposta per aiutarci nel momento in cui faccio un'analisi di sicurezza. Inoltre RSA ha messo a disposizione all'interno della piattaforma anche la propria esperienza per quanto riguarda le attività proprio di security operation. Quindi non solo io ho la possibilità di investigare sui miei dati, ma posso anche fondere le informazioni della mia rete con quello che è l'esperienza di chi ha già fatto questo lavoro, di chi sta facendo questo lavoro. Dicevamo che queste cose sono modulari, nel senso che si può partire dal SIEM, che se ha una certa esperienza tramite Envision e con il SIEM, che già permettevano di fare correlazioni e analisi di sicurezza, e con, quindi permette intanto di far diventare il SIEM qualcosa di più completo, unendo anche appunto il NetFlow, ad esempio, NetFlow e creando dei workflow di sicurezza sicuramente più evoluti rispetto a quelli esistenti nei SIEM attuali. Poi di muoversi da una visione, diciamo, log-centrica della security a una visione di analisi di dettaglio con un touch, diciamo, di analisi forense e quindi di andare a fare degli investimenti che, delle investigazioni, scusate, che riguardano un po' tutta la mia rete. Per quanto riguarda invece la gestione degli endpoint, lo strumento qui è ECAT, è lo strumento che non si basa su signature, ma su strumenti di rilevamento del malware in modo, diciamo, comportamentale e legato anche a informazioni su come gli eseguibili devono comportarsi in memoria, come gli eseguibili operativi, diciamo, di produzione devono essere puliti e non presentare dei comportamenti, diciamo, deviati rispetto al loro naturale compito, e quindi di andare a capire se ho una bot, ad esempio, in azione. Inoltre, questi moduli sono anche facilmente integrabili con l'esistente. Ci sono delle API, ma ci sono anche delle integrazioni out of the box con sistemi e con applicazioni di SOC piuttosto che di intelligenza, diciamo, legata all'analisi dei dati.
approccio modulare e un approccio legato al rischio. Quindi i miei dati sono diciamo, archiviati, vengono recuperati da fonti diverse, quindi sicuramente il log. Che dà diciamo, un livello base di informazioni legate alla security, diciamo, sono sicuramente utili, sono sempre stati utili, non hanno la caratteristica invece di poter andare a fare un'analisi in profondità degli attacchi in essere. Per questi abbiamo bisogno di analizzare anche i pacchetti, quindi i pacchetti ci garantiscono la cattura dei pacchetti, la trasformazione in metadati, come dicevo prima, e l'utilizzo immediato in tempo reale di queste informazioni ci permette di fare di avere una vera visibilità, di fare una completa analisi di sicurezza di quello che accade, e inoltre questi dati sono proprio quelli che ottengono maggior vantaggio dall'arricchimento che vengono fatti con le informazioni provenienti da database esterni. Ecco, un'altra possibilità che è stata aggiunta attraverso con l'ultima versione piattaforma Security Analytics è il NetFlow. Il NetFlow, diciamo per capirci, è un po' come è un dettaglio minore di quello dei pacchetti, meno pesante anche dal punto di vista dell'archiviazione e della gestione, e ha informazioni come l'IP di provenienza, l'IP di destinazione e l'oggetto della comunicazione, non contiene il contenuto della comunicazione stessa. Questo ad esempio è molto utile per scoprire i movimenti laterali che hanno gli attacchi all'interno della mia rete. Quindi ci permette di visualizzare anche tutto il traffico interno, che sarebbe sicuramente pesante nell'analizzare nel dettaglio del pacchetto, ma di poter utilizzare anche quello appunto soprattutto per capire come si stanno muovendo all'interno della mia rete alcuni tipi di software, diciamo, nocivi. Ancora sull'endpoint, ECAT, è lo strumento di malware analysis e di malware investigation che, correlato con la base di informazioni che ho in Security Analytics, mi permette di avere uno strumento molto preciso di contromisura degli attacchi in corso. Qui un pensiero insomma, che possiamo condividere sulla difesa delle nostre reti e delle nostre informazioni è un lavoro diciamo che quanto più è completo nelle informazioni, nelle fonti di dati, non solo informatici puri, ma anche gli asset, cioè il poter anche capire quel tipo di attacco, piuttosto di situazione strana, in quale parte della mia azienda si sta muovendo, quindi se sta andando verso la parte di produzione, se sta andando verso la parte di business analysis, se sta andando verso la parte di gestione del personale, e quindi comportarci di conseguenza. Qui RSA è sicuramente ha una soluzione molto completa, uno strumento, un prodotto che si chiama Archer, ha proprio questo scopo, quello di andare ad avere un dettaglio degli asset, della loro criticità e di unire anche informazioni provenienti da fonti esterne dell'azienda, come informazioni provenienti dall'HR, ad esempio, sui dipendenti di un'azienda o altre informazioni insomma, generiche di accesso all'interno della mia azienda stessa. Per parlare un po' dell'architettura di Security Analytics, la prima parte, quella di visibilità, è garantita dal fatto che possiamo avere informazioni su tutta questa gamma di dati e con degli apparati di cattura dei dati, ma anche di appunto, creazione di metadati e di distribuzione dei dati stessi, che permettono in un enterprise di garantire l'analisi in tempo reale anche quando i dati sono sparsi e molti. La parte invece di analisi è garantita da strumenti specifici, quindi da software che nella situazione più distribuita fanno riferimento a delle appliance o delle macchine virtuali specifiche, nelle situazioni più
diciamo, più puntuali, abbiamo anche la possibilità di avere tutte queste componenti in un'unica macchina. Esiste un codice di licenza che si chiama All-in-One, che comprende tutte queste parti. Quindi la parte di detection, che contiene anche il motore di Enhanced Security Analytics, e quindi che crea le correlazioni poi all'interno delle varie fonti di dati. Tutte queste parti, dicevamo già in precedenza, sono arricchite dal motore Live, che aggiunge feedback del mercato, feed, regole e reports esistenti, quindi arricchisce i miei dati con questo tipo di informazioni. La parte finale, quella che è più legata poi alle security operation, è completata con i moduli di investigazione forense e di diciamo, risposta immediata, e anche questa, diciamo, è opzionale e può essere attivata solo a, diciamo, quando ce n'è bisogno realmente. La parte di detection poi è collegata ai motori di archiving per garantire uno storage delle informazioni e poter fare analisi anche in modo successivo, piuttosto che utilizzare i dati e per correlarli nel tempo e capire se mi stanno rubando un pezzettino alla volta il mio database, non tutto insieme, magari le informazioni. Oppure con la parte di warehouse arricchita di strumenti di analisi che si basano su tecniche di Hadoop e quindi permettono di incrementare la forza e la potenza all'incrementare dei dati e quindi non degradare mai le prestazioni. È una tecnologia sicuramente esclusiva che entra in campo quando stiamo parlando di big data e di situazioni dove c'è necessità di non buttare nulla nel tempo di quello che è stato analizzato. Ritorniamo un attimo sul concetto dell'approccio legato ai rischi. Abbiamo detto ancora log, packet, netflow e endpoint catturati all'interno della rete costituiscono la base di quello che mi permette di agire e di vedere, quindi avere visibilità, di poter agire con i security analytics e avere risposte complete all'interno della mia rete. E non è soltanto tecnologia, non è soltanto, diciamo, prodotti, ma RSA dà a disposizione anche diciamo, il proprio know-how. Si parla di persone, si parla di procedure, qui ci sono dei servizi che vanno dalla formazione alla, diciamo, al disegno strategico e alla, diciamo, all'inserimento di concetti di incident response all'interno del proprio Security Operation Center, e anche servizi di vera e propria Cyber Threat Intelligence, quindi anche di servizi in abbonamento che permettono di ricevere informazioni aggiornate, di partecipare a workshop, piuttosto che di ricevere dei veri e propri file da importare all'interno della propria rete riguardo a quello che sta succedendo nel mondo a livello di security. Alla fine, quali sono i risultati di questa piattaforma, l'introduzione di questa piattaforma dei nostri clienti? I risultati sono il fatto che si riescono ad avere livelli di cattura e analisi dei dati prima che questi comportino delle conseguenze negative per il nostro business, quindi diciamo dei veri strumenti di prevenzione di danni aziendali, di strumenti che mi danno la possibilità di investigare, di dare la priorità e di porre rimedio ad incidenti che sempre di sicurezza che stanno accadendo nella mia rete, permettere al mio security team, permettere alle persone che si occupano di sicurezza di restare aggiornati e di avere le armi per poter controbattere chi ci attacca, e di far evolvere i nostri tool esistenti di sicurezza in azienda, i SIEM, i firewall, anche gli IPS, di farli evolvere verso qualcosa che ci permette di avere una visibilità e una gestione della sicurezza in modo più completo. Qui c'è un case history americano, vi lascio leggere la slide, insomma si tratta di una situazione in cui si è passati da visibilità legata soltanto ai log e a NetFlow a un'analisi completa del traffico aziendale, quindi visibilità e
cattura in unica piattaforma di tutto il traffico. Quindi riporto poi la slide diciamo, che concentrava un po' il concetto di RSA verso la visibilità, l'analisi e la possibilità di avere strumenti che ci velocizzano l'azione di contromisura. Ho messo due volte la slide della nostra university, insomma vi ricordo che abbiamo la possibilità di approfondire questi temi durante la nostra university, però mi interessava anche farvi vedere come la matrice di prodotti RSA viene suddivisa nelle varie cose che abbiamo visto. Quindi la piattaforma Security Analytics for Logs è l'evoluzione del tradizionale SIEM, quindi è una tecnologia, diciamo, si può acquistare solo questa, che si basa e si va a catturare i soli log più NetFlow. SIEM and Beyond è la possibilità di avere i pacchetti, il NetFlow, ECAT, quindi la soluzione endpoint, e l'integrazione con le informazioni provenienti dai Security Operation Center. Se si guarda la parte di endpoint, si può basarsi esclusivamente sulla tecnologia ECAT, di analisi del malware a livello endpoint. Se si guarda solo la parte di Security Operation Center, abbiamo i moduli di Advanced Security Operation Center, di Cyber Defense, Practice e Training. Quindi se siamo nella situazione in cui abbiamo bisogno di far evolvere le competenze e i tools del cliente verso un Security Operation Management, non si tratterà soltanto di installare dei pacchetti, ma bisognerà necessariamente anche creare un concetto di servizio, di formazione verso questo lato. Il webinar è terminato. Se c'è qualche domanda potete contattarmi a questi riferimenti. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e buona giornata.